Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay It. Oggi siamo su DayZ, un gioco che tra l'altro non avviavo, ho visto un attimo fa, da circa ormai quasi 6 anni. Un gioco che si è trasformato completamente in italiano, ma oggi siamo qui per vedere una nuova modalità, che è più che una nuova modalità, è un nuovo DLC. Aggiunge una nuova mappa, ed è una mappa proprio piccola, ma 163 km². Con alcune novità, nel senso che se andate a vedere DayZ costa 39 euro, questa espansione ne costa 14, sui 50 invece potete andare ad acquistare sia il gioco base che l'espansione Livonia. Però se guardate le recensioni è nella media il gioco base e comunque positiva il DLC, e a quanto ho letto hanno, diciamo, apprezzato gli utenti il fatto che abbiano semplificato un pochino il gioco, l'abbiano reso più che altro meno estremo, perché prima anche trovarsi con gli amici era assolutamente un'impresa, perché i cartelli erano in russo, adesso non sono più in russo. Lo andiamo a provare. Che cos'è DayZ? DayZ nasce come mod di Arma 3 o Arma 2, insomma, poi diventa standalone e poi ha il suo successo. Ci sono zombie e ci sono altri sopravvissuti come noi all'epidemia, ed è un gioco estremo da un certo punto di vista, perché possiamo, quando raccogliamo ad esempio le munizioni non le mettiamo direttamente nell'arma, dobbiamo toglierle dalla confezione, quindi prendere in mano il caricatore e poi inserirla nell'arma. Abbiamo una scatoletta di cibo, ma non abbiamo la pescatole, ci taglieremo ad aprirlo. Allora si apre una serie di cose, tra cui quando incontriamo altri giocatori questi possono minacciarci, ci possono ammanettare, ci possono derubare, picchiare, insomma, perché la cosa più importante in questo gioco è che la vita è una soltanto. Una volta morti il personaggio sparisce e va via. Adesso andiamo a vedere. Volevo vedere Livonia DLC. Mostra, applica il filtro, così vediamo solo il server e ci prendiamo magari un server con un ping ottimo, ma poca popolazione. Facciamo questo qua a medio. Persistence off. Dovrebbe essere una modalità. È tedesco, mannaggia. Dovrebbe essere una di quelle cose. Persistence che ci fa dormire il personaggio, ce lo fa restare in gioco, diciamo. Quando voglio solo vedere una cosa, perché ho un dubbio sul fatto di inclinarsi, ok, camminare due volte control, modificatore camminata control, guarda su, no, più che altro c'è camera modalità di fuoco e la X, ma in realtà io preferivo la B. Corpo a corpo pesante, vedete che ci sono tante cose da fare. Me le potrei guardare anche dopo, ma in realtà volevo vedere qual è il tasto per parlare, perché è molto importante. Molto importante, chat vocale, block mayusk, ok. È molto importante, dicevo, comunicare con gli altri. Quindi è veramente importante, quando incontriamo qualcuno, dirgli friendly, insomma, con le classiche frasi. Vabbè. Gioca DLC DayZ, ping ottimo, facciamo pieno, alto, vuoto, Livonia, è chiuso però questo, mannaggia. Facciamo questo, dai. Persistence on, no, questo è bello perché si gioca solo con la prima persona, però noi proviamo questo, giusto per... Utilizza un sistema anti-cheat, sì, questa altra cosa positiva, come tanti giochi, usa il Battle.ai per evitare i cheat, giocatori comunque con l'automira, insomma, e cose del genere. Che cosa voglio dimostrarvi con questo gameplay? Assolutamente nulla, voglio solo portarvi alla luce, se nel caso ve lo foste perso, l'uscita di questo DLC. Io poi non giudico un titolo del genere, perché mette abbastanza ansia, già ansia me ne sto prendendo giocando a Escape from Tarkov. Quindi, insomma, è difficile anche giudicarlo. Sicuramente per gli appassionati di sopravvivenza di zombie è senz'altro un bel gioco. Allora, qua si zoom. Volevo capire come si fa a cambiare la visuale da prima a terza persona. Ok, qua siamo noi. Abbiamo luce chimica. È figo il fatto che comunque... sia tutto in italiano, eh. Mamma mia, quanto è figo. No, volevo capire come cacchio... Scusi, non mi parla, col mayusca, non si sente niente. Allora, no, volevo capire come si fa
cambiare la visuale. Scusate, volevo dare un'occhiata per alternare, ma non trovo modalità di fuoco con la X. Gesto, salto rapido, menu radiale col punto, dei gesti, ok. Dopo ci diamo un'occhiata col punto, ok. Ah, control sinistro, trattieni il respiro, blocco maiuscolo, la chat vocale, ok, è quella, va bene. Visuale libera, alt, modificatore, ok. Visore notturno, va bene. Allora, modificatore, alt, no, vabbè, no, non lo trovo, ma sicuramente, cioè, non voglio premere mille cose. Allora, control sinistro due volte, si cammina. Ok, il blocco maiuscolo che è questo, pronto? Sì, ok, dovrebbe sentirsi. Ok, mi si sente parlare. Non mi piace molto la prima persona, ma fin quando non riusciamo a cambiarla. Poi ovviamente si troveranno le mappe online. Se volete giocare da solo, perché, da soli, perché magari questa può essere una domanda, dovete ostarvi un server da soli. Perché non è contemplata la partita locale. Quindi bisogna avviare il tool per il server e ve ne ostate uno e giocate da soli con gli zombie. O ne acquistate uno su Nitrado. Allora, qua ci abbassiamo. Lì abbiamo lo zombie. Ok, tenendo premuto il tasto destro si prendono i pugni nelle mani. Ok, graficamente è come Arma 3, quindi insomma è molto bello. Andiamo a vedere di... cosa c'è? C'è Spuglio. Ah, ok. No, è figo comunque che in italiano. E tra l'altro io me lo ricordo molto, ma molto, ma molto più grezzo quando ci giocavo ai tempi. I tizi lì dell'ANAS non mi ispirano molta fiducia. Poi sicuramente molti di voi magari ci hanno già giocato, ci giocano e avranno già visto mille sbagli da parte mia. Ma non sono un giocatore di DayZ, però ho voluto portarlo perché ho avuto modo di avere questo contenuto aggiuntivo. Bisogna fare attenzione che un'altra cosa adesso che mi viene in mente. Le scarpe si consumano. E quindi me le tolgo dalle mani, me le metto nello zaino. E si consumano. E quando le scarpe si sono consumate del tutto, iniziamo a ferirci. Qua mi pare ci sia già stato qualcuno. Qua è tutto sprangato. Direi che la texture interna della casa cozza tantissimo con tutto il mondo intorno, perché è veramente un dettaglio bassissimo l'interno. Quelli non mi filano, mi perdoni, lei che è buon zombie, io me ne telo velocemente. No, vediamo se sopravvivo a uno scontro ravvicinato. Sì, direi di sì. Ok, se io decidessi di lootarlo. Scusa. Allora, mi abbasso. No. Sembrerebbe che non posso fare nulla con lui. Vabbè. Gli interni no, sono abbastanza imbarazzanti. Però vabbè. Allora, c'è un motore. Chiudo il barile. Porta alle mani, tiene per un generatore di energia. Interessante. Proviamo a fare attenzione perché questa è una mappa un po' più da, diciamo, fine estate a livello di ambientazione, o primavera, fine estate. L'altra è un pochino più, diciamo, nordica. La mappa si estende anche qui da nord a sud e da quello che ho letto le zone nord sono più ricche di materiali per poi magari andare e viaggiare verso sud. Però
Il grande limite, diciamo, del gioco è quello che quando giocate con un amico, l'amico non è lì vicino a voi, quindi dovete, come mi è capitato anche con Rust, dovete cercare l'amico e vedere dove è spawnato. E nella mappa vecchia, che aveva cartelli completamente in russo e un sacco di colline, era molto difficile trovarsi. Qua è un gioco, è una mappa, scusate, molto più piana da quello che ho potuto vedere, quindi dovrebbe essere un pelino più semplice. Se io volessi equipaggiarla. Ok. Adesso non dovrebbero esserci problemi. Il server è pieno, ma per quando medio era. Un server al massimo tiene 60 persone. Quindi fate i calcoli, zombie e persone. Cose, bei ricordi che ho del poco che ho giocato di DayZ base, quindi non DLC. Sono dei mega condomini in cui si entrava a raccogliere la roba con altra gente che arrivava. Ovviamente, ecco, lì ho visto qualcuno e quello non è uno zombie di sicuro. Quello sta entrando, probabilmente mi ha visto. Vediamo come va la componente social. Hello, hello. Lo saluto. Ok, gli ho fatto il saluto militare. Sì, è. L'ho salutato militarmente, ma un occhio dietro lo terrei sempre comunque. Allora, intanto io vi invito ancora a farmi sapere sempre notizie su quello che preferireste vedere sul canale. Se magari un gioco trattato interamente per una settimana o meno. Ah, non me lo prende perché sono pieno? Cioè, adesso io so che è realistico il gioco, però perdonami. Non lo prendi perché è. Non, cioè, devo prenderlo in mano. E poi dalla mano me lo metto in testa? Cioè, fammi capire. Ah sì, il berretto lo butto. Vabbè. E sono anche inginocchiato. Va bene, ok. Allora, io vorrei però. In basso a destra vedete, tra l'altro, anche le cose che ho. A livello di fame e sete, con la mela, la bottiglia, la temperatura corporea. Mi dai in mano questo? Vorrei aggiungere sto affare qui sull'uno. Ok, perfetto. Quindi premo l'uno, lo metto via, perfetto. Ok, c'è un morto lì sui binari, che è un infetto. Non si lootano gli infetti, si lootano solo i giocatori. Sì, no, veramente gli interni sono. Sembra Fallout 3. Un altro. Sarà un infetto anche lui. Sì, no, positivo è il fatto che comunque non ci siamo attaccati subito con quell'altro perché comunque si sa bene di quanto è preziosa la vita in questo gioco. Ok, quello è un infetto. Scusi. Ho fatto casino.
Che io sappia, poi se si fa casino arrivano i mostri. Arrivano i zombie. No, non si può fare niente, però. Questo è un altro infetto. Qui c'è una stazione. No, veramente gli interni non mi esprimo. L'idea di per sé del gioco è molto bella. Bisogna ovviamente, secondo me, se avete il dubbio di spendere questi soldi. È quello, cioè prima di spendere una cifra del genere. Scusate, intanto butto per terra. Se volete spendere questi soldi, assicuratevi di acquistarlo con un amico o più amici, perché secondo me non ha senso giocarlo senza amici. Altra cosa importante, bisogna fare attenzione a bere. Perché nelle città ci dovrebbero essere dei pozzi, bevendo invece in mezzo ai fiumi, l'acqua non è potabile e quindi ci porta malattie. E mi sono un po' informato su cosa bisogna prendere per curarsi, e c'è tutta una serie di conoscenze che bisogna avere a livello proprio personale da giocatore, non in gioco. Delle pastiglie da prendere, onde evitare di morire, quindi anche la parte, diciamo, malattia, la parte del contagio è fatta veramente bene. Sì, diciamo che un po' graficamente ricorda PlayerUnknown's Battleground, che come stile di mappa. Non so come si va in terza persona, ma ormai abbiamo giocato fin qua. Continuiamo. Apriamo l'armadio, si può aprire? No? Buongiorno. No, non c'è niente. C'è un frigo. Vabbè. Dovrebbe esserci dell'acqua qui. Un pozzo, almeno credo. Dovrebbe esserci da qualche parte. Scavalchiamo. Sarebbe figo trovare anche un'arma. Però il fatto che abbia la porta aperta mi fa un po' pensare al fatto che. Sento camminare. Sento camminare. E c'è una felpa con cappuccio. Bisogna fare molta attenzione qui ai rumori intorno. Perché i rumori sono tutto. C'è qualcuno che camminava, mi pare, sul legno, ma. Vabbè, andiamo avanti. Ci sono zombie. C'è un'auto. Prossimità, casco da hockey, vedete? Adesso lo prendo e lo indosso. E butto l'altro, così almeno sono un po' più protetto. Perché va bene il divertente saluto militare, mi prendo il cappello militare, però un casco da hockey direi che mi sembra abbastanza utile. Una scatola regalo piccola. Che cos'è? Voglio capire. C'è dentro, torce elettrica per pistola, scatola di colpi, ok, e una batteria Duracell. Dobbiamo questa prenderla in mano. No, non combinarla, non voglio fare l'arma di Dying Light. Metto via, dovrei prendere in mano la scatola dei colpi e aprirla. Tieni premuto, ok, la apro. E ho i colpi in mano. Perfetto, li metto via. Forse. Ok. Così che abbiamo dei colpi da utilizzare, come vi spiegavo prima, per la pistola. Però il problema è che le pistole non ce ne sono e chissà se qui c'è qualche casa, magari con ancora qualcosa di non derubato. È tutto aperto. Tutto aperto non è una buona cosa. E sicuramente verremo fatti a fette da qualcuno. Devo tra l'altro anche bere. No, qua ci siamo già entrati. Mannaggia. Andiamo in su di qua.
Cerchiamo l'acqua perché abbiamo bisogno di acqua. Qua dentro non c'è nessuno. Ovviamente lo sto giocando proprio così a braccio perché non bisognerebbe farlo proprio bene. Giocarlo bene, iniziarlo a giocare senza fretta, facendo bene tutto furtivamente. Però continuiamo a finire sempre negli stessi posti. Questa è l'auto di prima. Sì, stiamo girando intorno. Andiamo di là allora. C'è uno zombie. C'è uno zombie. Qui c'è una cappella. Che non so cosa serve, ma credo niente. Però qua si può bere. Tengo premuto e bevo. Altra cosa che mi viene in mente, che mi ha stupito molto quando ho visto che l'avevano aggiunta, ma credo ci sia già da una vita. Se noi tipo tocchiamo morti, insomma, tocchiamo gente insanguinata, oppure andiamo a sporcarci le mani, sia appunto di sangue o di sporco, diciamo, e beviamo, ci infettiamo in automatico. Quindi bisogna fare molta attenzione. Dovremmo avere una borraccia per facilitarci la vita, riempire quella. E poi e fare invece che continuare a bere in questo modo senza fine. Ok, diciamo che possiamo tirare fuori il nostro. Scusi, signore. La colpisco bene in testa, eh. Ok. Morto subito. Metto via. Così mi spiano a terra. Ah, ok, era banalissimo. La V. La V. Infatti mi è venuto in mente adesso che. Però la trovo più scomoda. Sicuramente favorisce nello sparare. Per quanto sia più suggestiva. C'è dentro torcia frontale. Potrei prenderla. La posso montare col caschetto, vediamo un po' se funziona questa cosa. Combina casco da hockey. Ah, ok, posso combinarla. Ah, serve la pila. Perfetto, ottimo. Quindi ce la mettiamo in testa con la pila. E con la L si va a illuminare. Ah, figo, ci abbiamo messo la pila dentro al caschetto. Quindi quando diventerà notte saremo in grado di muoverci di notte senza troppi problemi. Va bene, dai, andiamo avanti. Io non mi ricordo se da qui siamo arrivati. Comunque, qui c'è un'altra auto. Non so se ci siano le auto, non sono più molto informato. Ma non lo so, sapete, forse è la prima persona è ancora meglio. Vorrei anche capire com'è il mio stato di forma. Vabbè, andiamo avanti. Non sta andando neanche tanto male, eh. Opa. Infetti in ogni dove. Sì, è meno opprimente dell'altra mappa, appunto, sì. Sembra molto più scialla, tra virgolette. Anche se qua mi sembra che sia già stato tutto aperto. Poi va bene, inizia a correre. Lo colpisco al volo. È uno della polizia questo. Porca! Che spavento! L'ho visto lontano, ho passato lo sguardo ed era già lì. Mamma mia, che spavento! Mamma mia. Vabbè. Ecco, vedete, non è scritto in russo, quindi abbiamo un'indicazione. Cioè, se un nostro amico è nella città segnata lì sulla mappa, sappiamo dove andare. Cosa fai per quattro zampe? Scusi, perdoni. Ok, se dice sono a Tarnov, seguo la strada, 1 chilometro e arrivo. Insomma, fattibile. Non abbiamo una mappa adesso, poi questi sono i giochi che si giocano con la mappa stampata. Presa dai siti. Il gioco è complesso e spero di avervi dato almeno un'idea, se
sa castagna di quello che può essere questo titolo, perché ah, ok, no, non so cosa. Contenitore tenuto a stare per consente di proteggere il contenuto dalla polvere. Ok, no, non so che farmene. Ah, qua è il contenuto, ok. Se ci metto dentro le scarpe. Ah, ok, sì, ci ho messo dentro le scarpe, ci ho messo dentro i proiettili. Posso mettermelo in spalla? Scusa, cioè me la sono infilata. Vabbè, vabbè. Allora, no, spero. Stavo dicendo, spero di avervi dato, qualora il gioco vi sia piaciuto, l'ispirazione per magari acquistarlo o in modo molto più preventivo, andare a vedere altri video. Io non ne ho fatti, non conosco persone che li fanno. Ma so che ce ne sono tanti che sono appassionati di Arma, ci sono anche server privati, ci sono server ufficiali, si possono fare veramente tante cose. In questo video non abbiamo visto praticamente nulla, però volevo appunto mettervi al corrente dell'uscita di questo DLC Livonia. Spero di avervi fatto cosa gradita. Non siamo morti per una volta, anche se qui in realtà poi basterebbe un cecchino ben equipaggiato, perché poi c'è tutto il modding delle armi, insomma. Non è una cosa proprio così semplice il gioco, è anche molto immersivo perché poi arriva la notte è notte, quindi dobbiamo proprio andare ad attivare la nostra luce notturna, che adesso funziona, non funziona, non si sa. O si è scaricata 3-9 volte, vabbè. Però è proprio estremizzato da questo punto di vista, il fatto che comunque ogni cosa che è alimentata dovete metterci la pila e la pila poi si scarica e dovete sostituirla. Quindi è una cosa persistente fino al momento in cui non morite. A quel punto il personaggio perde. È appunto per quello che spesso si creano delle belle situazioni di rapimenti e cose varie. Io avevo letto ai tempi, parlo di anni fa, quando leggevo di alcune persone sui forum e parlavano che erano stati, diciamo, bavagliati, erano stati legati con le manette da dei rapitori che minacciavano di ucciderlo e gli portavano via tutto, oppure una volta uno per scherzare gli ha messo le manette e non aveva le chiavi per aprirle perché le manette le aveva trovate, quindi era proprio esilarante come cosa. Questo è un capannone assolutissimamente inutile. Da qui scendiamo, gioco ancora un po', cioè ancora, diciamo, 6 anni quasi che ci ho giocato l'ultima volta e già allora non era uscito ufficialmente, adesso lo è. È grezzino per alcuni aspetti, soprattutto grafici, il fatto dei passi. La balistica io penso che sia ottima, se non la ricordo, me la ricordo male, perché comunque il gioco usa il motore di Arma, quindi non è propriamente uno scherzo. Qua si va a fare una brutta fine. Se non si fa attenzione, fortunatamente l'ho colpito un po' in anticipo. Uno è andato, l'altro vuole placcarmi. Cosa fa? C'è il rischio di morire infettato. Vedete che la salute adesso sta calando. È morto il 2. E non ho sparato, perché se sparassi arriverebbero tutti. Ok, abbiamo liberato questo piccolo campamentino militare. Che se in realtà ha tutta l'aria di essere già stato spolpato. Tempi di respawn della roba, non so dirvelo, perché credo dipenda dal server. Quindi reteni metica e non so che farmene. Qui c'è tutto il. No, è bello da giocare con amici per fare i propri raid. No, non si apre. C'è qualcosa lì? Patata. Sarà sempre bene. Va bene, c'è anche la componente temperatura, come vedete lì, in basso a destra. Basso a sinistra c'è la rumorosità che stiamo facendo. Vedete che adesso treme perché stiamo correndo, andassimo a camminare. Magari bassi, bassissimi. Vediamo, e facciamo però. Non so se per via del martello che ho sulla testa. Ok,
o no? Non c'è moltissimo qui, anche se in realtà sto perdendo sangue, quindi sono ferito, quindi avrei bisogno di bende. Al momento le bende non le ho, ho questo modo di procurarmi delle bende, ma non credo, a breve morirò. L'ho giocata ad cazzum e sono durato anche troppo, a dire la verità. Quindi ora in bianco e nero, il sangue l'ho quasi finito, a breve morirò. E però ho voluto affrontarne troppi insieme, ho preso troppi colpi, adesso anche la corsa non c'è più. Me ne sto per andare in questo campo di grano. Intanto corro come un pazzo perché sto per morire, non ho più sangue, ma corro come un pazzo. Non ce la faccio più. Addio, addio mondo. No, non so se esiste un modo per prendere questa roba. Ok, qua posso vedere cosa ho davanti dentro a questa giacca, ma onestamente non ho idea di quello che ho. Allora, e niente, morirò a breve, la mia partita terminerà e dovrò ricominciare nuovamente da capo da un altro punto casuale del mondo. Bene ragazzi, ripeto ancora una volta, spero di avervi fatto cosa gradita, avervi portato questo DLC di DayZ a Livonia. Costa 14€, 13,99€, ecco, tutto il gioco invece costa 39€ solo il gioco, sui 48€ invece gioco più DLC. Vedete, ci generiamo tra 10 secondi, 9, 8, 7, 6, un po' più veloce di quei secondi che diceva, ma in pratica siamo nuovamente generati. Adesso vediamo se è cambiato qualcosa, perché in DayZ si muore definitivamente. E adesso ricomincio il carico. No, infatti abbiamo perso praticamente tutto, non abbiamo più nulla. Quindi sì, può essere anche lo stesso personaggio, ma tutto abbiamo perso, quindi non cambia. Se ovviamente abbiamo amici con noi, ci recuperano loro la roba, insomma. Però adesso non saprei neanche dirvi se sono ripartito nello stesso punto o meno. Ragazzi, con questo è tutto e alla prossima. Lasciatemi qua sotto come sempre i commenti e ciao ciao.